Santa Alfonso Maria dei Liguori, San Alfonso Maria dei Liguori, ha inculcato nei fedeli la devozione nella presenza reale di Gesù. La seconda devozione, dove forse si è distinto più di tutte le altre, la devozione mariana. Alla devozione mariana. Come amava la Madonna Santa Alfonso. Come amava la Madonna. Lui da giovane, papà, suo padre, siccome veniva da una famiglia ricca, di Napoli, ma in quel momento a Napoli c'erano tanti poveri. In quel momento a Napoli viveva molta gente povera. Il papà voleva che si facesse avvocato. Il padre pretendeva che diventasse avvocato. Perché avvocato significa avere soldi. Perché si poteva se tratta. Ma lui invece voleva darsi a Dio. E voi sapete come avviene. Noi dobbiamo sempre pregare per le vocazioni. Perché il diavolo non vuole che un giovane si dia a Dio. E allora il papà gli impediva di farsi sacerdote. È diventato avvocato. E ha difeso la prima causa. Il suo assistito. Era chiaramente innocente. In modo chiaro. In maniera chiara. Ma era povero. Però era povero. Invece l'altro imputato. In cambio l'altro. Era chiaramente colpevole. Era chiaramente colpevole. Ma era ricco. Però era ricco. E la causa l'ha vinta il ricco. E la causa l'ha vinta il ricco. E il povero innocente. E il povero innocente. È finito in carcere. È finito in carcere. Allora Sant'Alfonso. Entonces, Sant'Alfonso. Ha avuto come uno shock da giovane. Cioccato. A cosa mi serve il mondo? Che mi serve? È così pieno di ingiustizia. Se questo sta pieno di ingiustizia. Però ancora non si decideva. Però non si decideva. E finalmente accade l'esempio, l'episodio più significativo. Quando dipende, succedeva l'episodio definitivo. Decide di andare ad ascoltare un predicatore santo. Decidió di ascoltare un predicatore santo. Che veniva da Firenze. Che veniva da Firenze. Questo sacerdote. Questo sacerdote. Diceva ai giovani a cui parlava. Decía a los jóvenes a los que dovete lasciare il mondo. Alfonso non si decideva. Però Alfonso non si decideva. Nell'ultimo incontro. Nell'ultimo incontro. Racconta Sant'Alfonso. Racconta Sant'Alfonso. Il sacerdote. Il sacerdote. Mostra. Mostrò un pezzo di tenda. Un pezzo di tenda. Sulla quale. Nella quale. Era impressa una mano. Nella quale aveva si è creato una bruciatura sulla tenda. Non si vede anche mano la tela. E il padre predicatore ha raccontato che quella era l'orma di un'anima dannata, che era andata in inferno. Si trattava di una giovane donna che conviveva con un cavaliere. Lei è morta. Ella murió. E una notte è andato a trovare con la sua anima dannata, con sua anima dannata, quello con cui viveva nel peccato, con chi viveva nel dicendogli peccato. Se sei ancora in tempo, se dovessi stare a tempo, convertiti, convertiti, perché io sono già in inferno dannata, perché io già ti condenato in inferno, e perché tu mi creda, perché tu mi creda, ecco che io ti lascio questa impronta. Questa cosa qui questo sconvolse Sant'Alfonso. Sant'Alfonso. E allora lui lasciò il mondo entonces, e finalmente divenne sacerdote. Si è convertito in sacerdote.